progetto NFTester è nato con l'idea di ottenere un risultato migliore nel calcestruzzo per quanto concerne l'umidità, perché nella confezione del calcestruzzo noi dobbiamo sapere il tenore d'acqua durante la confezione. Oggi esistono sul mercato delle sonde invasive, cioè che sono dentro nei fili degli aggregati, misurano l'umidità ma non sono così precise. Abbiamo contattato l'ingegner Salvadè dalla SUPSI, ne abbiamo parlato di questo problema, se esisteva sul mercato qualcosa di più performante, e lui mi diceva che c'era appunto questa sonda che veniva usata nell'industria del tabacco che misura appunto l'umidità del tabacco, e allora ho detto beh, proviamolo a vedere se si può anche con i nostri prodotti. Ci siamo chinati sul problema e l'abbiamo risolto facendo capo a una tecnologia che era già stata precedentemente sviluppata presso la SUPSI. La vera innovazione sta in sensori non a contatto, quindi che non hanno usura e che permettono fondamentalmente di misurare integralmente grossissimi volumi di materiale e rispettivamente tutta una serie di materiali che possono avere delle umidità bassissime o molto molto elevate, fino ad oltre il 30% di contenuto d'acqua. La Mites AGL, che è una piccola azienda del Mendrisiotto, uno studio di ingegneria, era attiva già da tempo nel campo della sensorica, però con delle soluzioni invasive, vuol dire delle sonde che richiedono un contatto fisico con la materia. Abbiamo sviluppato con la SUPSI un sistema di misura a microonde non invasivo, dove il materiale viene misurato senza in realtà toccarlo, ma viene attraversato dalle microonde. Questa soluzione era proprio quello che mancava in un impianto come questo, dove sono in gioco delle sostanze molto abrasive come la ghiaia, il cemento, quindi una sonda che permette di misurare l'umidità dell'inerte senza però essere consumata dall'abrasione. Buon momento, sono loro che ci danno la cura. Sì. All'interno di questa scatola sono contenuti i sensori atti alla misura dell'umidità del materiale inerte che scende dal silo. Questo è il programma WaveTester per il controllo dell'umidità degli aggregati per il confezionamento di calcestruzzo. I dati dalle centraline che sono poste sotto i sili vengono trasmessi a questo computer interfacciato col nostro, che riducono l'acqua d'impasto per il confezionamento del calcestruzzo. Questo prodotto ha trovato veramente un grosso successo su larga scala ed è stato installato in tutte le centrali di betonaggio che producono del beton per Alp Transit, questo a Bodio e rispettivamente a Sigirino, le due grosse centrali, e abbiamo poi anche tutte le altre piccole centrali, piccole o medie centrali di Olcim, che sono in questo momento equipaggiate con questa tecnologia. Chiaramente questo risultato ha fatto un po' da cassa di risonanza. In questo momento a livello svizzero, addirittura a livello europeo, ci si sta muovendo per vedere cosa è stato fatto qui in Ticino per ispirarsi e magari dotarsi di questa tecnologia.